Prepara il tuo cuore a Dio. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Concludiamo questa seconda settimana di Avvento con un bellissimo brano, Matteo 17, 10, 13. Ascoltiamolo con gioia. Mentre scendevano dal monte, i discepoli domandarono a Gesù: «Perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia?» Ed egli rispose: «Sì, verrà Elia e ristabilirà ogni cosa. Ma io vi dico, Elia è già venuto e non lo hanno riconosciuto, anzi, hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Così anche il figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera loro». Allora i discepoli compresero che egli parlava loro di Giovanni il Battista. Amen. Carissimi amici, questa settimana è iniziata domenica scorsa con l'annuncio da parte di Giovanni il Battista, un annuncio a tutti coloro che venivano nel deserto vicino al fiume Giordano per farsi battezzare e per la conversione. E Giovanni gridava: «Preparate la via al Signore». Giovanni gridava, alzava la propria voce dicendo: «Sta per venire il Figlio dell'uomo, sta per venire l'Agnello di Dio». Oggi Gesù parla di Giovanni il Battista dicendo: «Gli scribi dicono che deve venire Elia, ma in realtà Elia è già venuto, ma non è stato riconosciuto». Giovanni il Battista è stato quell'Elia di cui oggi stesso nel libro del Siracide del capitolo 48 si parla. Sorse Elia profeta come un fuoco, la sua parola bruciava come una fiaccola. E per la parola del Signore chiuse il cielo e fece scendere per tre volte il fuoco. Giovanni il Battista è stato colui che ha alzato la voce, ha proclamato, ha gridato la presenza di Dio, dell'Agnello di Dio, in mezzo al suo popolo. Ma la gente non gli ha creduto. Gesù stesso dice che questo nuovo Elia, Giovanni il Battista, è venuto, ma non è stato accolto, ovvero è stato accolto solo da qualche persona. Che cosa dice a noi il brano di oggi? La figura di Giovanni il Battista, che cosa ti dice? Perché è importante, sapete, non solo ascoltare ciò che ci propone la parola, la liturgia del giorno, ma soprattutto comprendere quali passi dobbiamo fare. Devo prepararmi. Gesù in questo Natale sta per venire in un modo nuovo, differente dallo scorso anno, per te, per la tua condizione, per la tua famiglia, per le situazioni diverse dall'anno scorso. E Gesù dice: riconosci che io posso intervenire nella tua vita. Molto spesso Gesù si serve di profeti come Giovanni il Battista, di Elia, di persone che per te sono degli angeli, che ti aprono la via, che ti aprono lo sguardo, gli occhi, e tu vedi dov'è la strada, e tu vedi che davvero Dio è presente, che Dio non ti ha abbandonato, che Dio non ti ha lasciato, ma che Dio invece è fedele e la sua promessa la realizza per te in questo Natale. Ecco quanto è importante oggi lasciarsi convertire, cioè cambiare i pensieri da questo Elia, da questo Giovanni il Battista, da questo fuoco che scende dall'alto per indicarmi la via, per indicarmi il progetto di Dio. E noi abbiamo bisogno di lasciarci guidare, perché spesso siamo nel deserto e non vediamo la strada per uscirne. Giovanni il Battista grida per dire: ecco la via, ecco l'Agnello di Dio, seguitelo e avrete la vita eterna. Prepariamo il nostro cuore, prepariamo la nostra mente, prepariamoci, fratelli e sorelle, per fare una nuova esperienza di Dio in quest'anno. E Lui vuole venire a sorprenderci.
Il Salmo di oggi, Salmo 79-80, dice: «Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi». Quanto è importante lasciare che il volto di Dio brilli, splenda nella nostra vita e venga con la sua luce a illuminare le nostre tenebre e a indicarci una via bellissima, una via che è quella preparata da Lui per noi, la via della salvezza, la via della gioia, la via della pace. Vi invito allora, fratelli e sorelle, a ringraziare il Signore per questa parola e ad invocare lo Spirito Santo per ricevere con gioia questo profeta, questa parola che, come Giovanni il Battista, ci indica il cammino. Vieni Spirito Santo, vieni o Spirito, entra nelle nostre vite, entra nei nostri cuori. Spirito Santo, apri i nostri occhi, concedici di vedere dove sta la via. Concedici di comprendere che Dio non ci ha abbandonato, ma di vedere invece che sta per fare qualcosa di grande, qualcosa di bello, qualcosa di nuovo. Spirito Santo, apri il mio cuore affinché io con zelo, con entusiasmo, attenda le meraviglie e le sorprese di Dio in questo Natale. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco allora, oggi lo slogan: prepara il tuo cuore a Dio. Preparati, perché Dio sta facendo qualcosa di grande per te, per la tua famiglia, per la tua casa, per le tue necessità. Preparati, accogli Giovanni il Battista, accogli lo spirito di fuoco che entra nella tua vita e ti farà vedere cose meravigliose. Grazie per avermi accolto, un caro saluto e un abbraccio da parte mia e della Coinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. Ci vediamo domani, ciao! Carissimi, sono aperte le iscrizioni alla nostra scuola biblica online. San Girolamo ha detto: l'ignoranza della scrittura è ignoranza di Cristo. Attraverso la scuola biblica imparerai a conoscere sempre di più Gesù nella sua parola, le sue promesse, dal Nuovo all'Antico Testamento. Iscriviti sul nostro sito.